Eccoci qua, ben ritrovati dopo le feste, dopo il video al mare di ieri con un po' di interferenze dal punto di vista acustico. Spero di essere tornato al meglio all'interno dello studio e regalarvi un video un po' più tranquillo e anche godibile, magari anche con gli auricolari. Ieri c'erano un po' di rumori sparsi, ma è anche il bello della diretta e vi faccio vedere tutti i miei spostamenti continui. Oggi è ancora un po' troppo presto, probabilmente per parlare della gara di Europa League della Juventus, ma non è presto per fare delle chiacchiere in generale, anche cercando di focalizzarci su quelle che saranno le partite di Champions, già a partire da questa sera, che andranno a coinvolgere le italiane. Ho visto un video della Serie A su Twitter che si intitolava Calcio is back, Serie A il meglio in Europa, e facevano vedere che grazie alla qualificazione alle fasi finali delle Coppe Europee di 6 squadre italiane in confronto alle 4 della Premier League o alle 2 della Liga Spagnola, mi pare 2 della Bundesliga o soltanto una della Ligue 1, che è il Nice. Erano praticamente il top campionato in Europa, il meglio del calcio in Europa. Mi ha fatto un pochino ridere, però è giusto che poi la Serie A si vada a gongolare all'interno di questa statistica, che è in forte controtendenza rispetto alle passate stagioni, e quindi vedremo se verrà confermata oppure no. Ovviamente chi segue il calcio in Italia invece sa che ci sono delle squadre che sono qualificate appunto alle fasi finali di queste coppe, che stanno attraversando periodi di difficoltà, e vedremo se la Juventus sarà una di queste, perché comunque, dati alla mano, le ultime 3 partite hai vinto una sola volta contro l'Hellas Verona, una delle squadre che è in lotta retrocessione per rimanere all'interno del campionato di Serie A. Inter e Lazio invece non è portato a casa il risultato pieno. Mi ha fatto ridere anche sentire Simone Inzaghi, che alla vigilia della partita di questa sera con il Benfica è andato a dire che a Torino avrebbero meritato di vincere. Io non ho idea di quale partita, a quale partita stia facendo riferimento, quale partita stia commentando, perché l'Inter è una squadra che ha segnato il gol del pari al minuto 93 su calcio di rigore per via di un'ingenuità di un difensore della Juventus. Caso contrario, non sarebbero praticamente mai riusciti a segnare il gol del pareggio. Non ho idea di quale partita, a quale partita si stia riferendo, a quale partita faccia riferimento. Poi è ovvio che per cercare di caricare l'ambiente e la squadra uno può dire quello che vuole, però mi è sembrato abbastanza un'analisi disonesta a livello intellettuale. Poi vabbè, vale tutto e lo sappiamo bene. Un po' mi dispiace di non essere qui a vivere questa vigilia europea come invece stanno vivendo, questa attesa europea come stanno vivendo i tifosi di Inter, Napoli e Milan, che sicuramente sono galvanizzati, e giustamente, perché hanno raggiunto comunque un risultato di tutto rispetto, e almeno un italiano in semifinale di Champions la vedremo, quindi nella top 4 della massima competizione europea ci sarà almeno un italiano. Vedremo quale sarà, se addirittura saranno due. Ora è difficile per tutti. Ora arriva il bello, ora inizia quella parte di stagione in cui veramente se sbagli è finito tutto, cioè non c'è più spazio per errori. Si può ancora sbagliicchiare, in realtà sbagliicchiare la partita d'andata, a patto che poi la partita di ritorno tu vada a overperformare, a superarti, perché abbiamo visto tante volte, soprattutto negli ultimi anni, che le partite di ritorno in Europa, in particolar modo di Champions, vanno a ribaltare completamente i pronostici. Il Real Madrid l'anno scorso ci ha vinto la Champions su questa cosa. Non tutte le squadre, poi si chiama Real Madrid, non tutte le squadre hanno quell'impatto europeo, non tutte le squadre quando scendono in campo in Champions hanno praticamente vinto nei tunnel per via di, non lo so, a me sembra sempre stupido parlare di DNA, di storia, però il Real Madrid qualcosa ce lo dimostra. Vedremo se domani Napoli-Milan sarà appunto, no, Milan-Napoli sarà in questa falsariga, perché sulla carta secondo me il Napoli è 100 volte più forte del Milan, però abbiamo visto anche poco fa, pochi giorni fa, nello scontro diretto, un Napoli che ha fatto fatica e un Milan che poi inspiegabilmente va a complicarsi la vita in casa contro l'Empoli. Quindi veramente il calcio in questo momento ci sta regalando un momento, un periodo bizzarro di squadre italiane che arrivano lì, di squadre italiane che sono anche un pochino indecifrabili. Cioè, per quanto mi riguarda, la parte destra del tabellone di Champions è praticamente la tripla, perché posso aspettarmi qualsiasi combinazione in semifinale. Però
Per quanto riguarda noi, bisogna capire come ci arriveremo giovedì. Ora, fare la formazione è un po' troppo presto. Ieri c'è stato l'allenamento di Pasquetta, no? All'interno della Continassa. Ci raccontavano di alcuni giocatori non proprio al meglio. Di Sciglio ancora non si sa se sarà convocabile oppure no, quindi sulla destra molto probabilmente giocherà Cuadrado, che abbiamo visto abbastanza stanco con la Lazio, lo abbiamo visto espulso contro l'Inter, quindi spero che almeno in questa competizione possa tirare fuori il meglio di sé, perché sarà complicato. Tra l'altro io immagino che non ci saranno alcuni elementi dell'Under 23 come Compagnon, come Ealing, scusate, Barrenechea, come Ealing e come Sulè, che questa sera sono impegnati nella semifinale di ritorno di Next Gen di Coppa Italia, quindi questa sera c'è la possibilità da parte loro di alzare un trofeo. La Juventus questa sera può alzare il primo trofeo stagionale, anche se non inerente alla prima squadra. C'è da ribaltare il 2-1 con cui la Nerossi Vicenza ha vinto la finale d'andata, quindi in bocca al lupo ai nostri ragazzi, e vedremo se domani ci sarà appunto la possibilità di aggregarli anche alla partita di giovedì, magari con minutaggio ridotto, non lo sappiamo, però tante partite così ravvicinate potrebbero essere un problema. E c'è Vlahovic da valutare, perché poi quella caviglia lì ieri l'ha tenuto fuori dall'allenamento, ha fatto un lavoro a parte. Mi viene anche strano pensare che possa aver giocato così tanti minuti dall'infortunio in poi con quella caviglia, che poi abbiamo visto essere magari un po' più gonfia con il ghiaccio sopra, che gli ha impedito di prendere parte all'allenamento. Domani la conferenza stampa alla vigilia di Massimiliano Allegri andrà a sistemare tanti dei nostri dubbi a proposito delle condizioni fisiche dell'attaccante, di cui ieri ho fatto una breve analisi nel video che vi ho pubblicato, quindi se ancora non avete visto ve lo lascio qui sopra nelle schede, potete recuperarvi tutti i contenuti precedenti. E secondo me domani ci sarà da capire anche le condizioni di Leandro Paredes, non tanto dal punto di vista fisico, lì non dovrebbero esserci problemi, però in discrezione di Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle, Filippo Cornacchia, doppia firma di questi due giornalisti, c'è stato un problema alla Continassa proprio ieri nell'allenamento di Pasquetta, prima del pranzo con le famiglie, un clima anche molto sereno di gioia e di felicità con i calciatori che hanno salutato i tifosi, invitati a prendere parte, appunto ad assistere all'allenamento di Pasquetta, una lite interna allo spogliatoio tra Paredes e Allegri, sempre quanto riportato la Gazzetta, in cui Paredes va a dire: ragazzi, io qua sto giocando troppo poco, il mio impiego non è proprio funzionale, me lo aspettavo differente, nervi tesi, con Paredes che nemmeno va a partecipare alla grigliata che ha mortalato poi tanti giocatori della Juventus a prendere parte e avere il cosciotto in bocca con tutte le famiglie e i bambini, immagini molto belle. Quindi bisognerà capire, ora, ripeto, è un'indiscrezione, per adesso riportata, confermata da Gazzetta, vedremo se ci sarà un'evoluzione, vedremo cosa dirà domani Allegri, perché se poi Barrenechea questa sera va a giocare la Coppa Italia, c'è caso che poi non sia in grado di prendere parte alla spedizione, poi Locatelli, Fagioli, Rabiot, Miretti dovrebbero esserci. Io di Pogba, come vedete, non parlo mai. Quant'è che non mi sentite parlare di Pogba? Perché ci sono state tante indiscrezioni che lo vedevano prendere parte al lavoro di squadra, magari giocare anche qualche minuto di partitella, addirittura gente che parla di convocazione di Pogba già giovedì. Io sono sempre molto cauto da questo punto di vista, perché Pogba, secondo me, è un discorso a parte e bisognerà capire se. Secondo me Allegri... anche lui è un pochino preoccupato e fino all'ultimo secondo aspetta, quindi io aspettiamo domani, sentiamo l'allenatore, magari addirittura domani ci dirà che non lo sa ancora, che ha la volontà di vederlo almeno in un ultimo allenamento. In questi casi bisogna fare così, semplicemente accettare questa situazione e valutarla minuto per minuto, giorno dopo giorno. Inutile voler fare delle previsioni a lungo termine per dire sì, visto, l'avevo detto, poi però quando non si concretizzano non si dice sì, però avevo sbagliato. Quindi io la trovo veramente una roba ridicola questa cosa qui, e delle due si aspetta. Quindi sono molto curioso di capire se davvero con Paredes è accaduto qualcosa. Devo dire la verità, dal mio punto di vista non mi sorprenderebbe, cioè Paredes è un corpo estraneo, mi è parso di vederlo veramente un giocatore che non si è inserito bene nel mondo Juve, non so se per motivi calcistici, per motivi extra calcistici. Nel cuore dei tifosi questo giocatore non ha fatto breccia. All'inizio è arrivato, si è preso il posto da titolare praticamente subito, per poi perderlo dopo qualche partita, e anche al mondiale era un giocatore che sulla carta poteva essere un titolare, in realtà ha giocato meno del previsto, poi ovviamente
lui sarà contentissimo di essersi laureato campione del mondo con l'Argentina, sarà veramente l'uomo più felice del mondo, ma alla Juventus non sono soddisfatti del suo rendimento. Infatti anche ieri Fabrizio Romano ha confermato che al termine della stagione si separeranno le strade di Paredes alla Juventus. L'unica cosa positiva, tra virgolette, dell'eliminazione ai gironi è che non viene più obbligata la Juventus a riscattare il giocatore, e sempre secondo indiscrezioni, queste sempre più condivise da tante fonti di informazioni differenti, è che al posto di Paredes l'anno prossimo alla Continassa vedremo Rovella, fresco di gol tra l'altro con il Monza, che dovrebbe aver convinto i piani alti della Juventus, e a quanto pare Allegri, se davvero Allegri sarà allenatore della Juve anche l'anno prossimo, come potenziale sostituto di Locatelli, o giocatore che potrebbe fare spostare Locatelli da quella posizione lì, anche se secondo me ormai Allegri lo vede lì, l'ha plasmato lì, e se ci sarà Allegri in panchina difficilmente Locatelli lo vedremo mezzala. Ma queste sono tante considerazioni sparse, quindi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, in attesa delle partite di Champions, da spettatori, in attesa delle partite di Europa League e soprattutto la conferenza stampa di Allegri per capire determinate cose per quella partita, perché siamo tifosi della Juventus ed è una roba diversa.